soddisfazione, il miglior libro del mondiale? Sì, sicuramente una grande soddisfazione e anche mi risolleva un po' il morale dopo, diciamo, questo fine mondiale. E mi dispiace non poter essere qui a festeggiare con le mie compagne, ma io le abbraccio tutte. Una grande serata questa sera nel tuo ruolo, ma in tutti questi giorni, anche nella partita con la Cina, hai fatto veramente grandi prestazioni. Sì, sono contenta, ma perché sono riuscita a esprimermi al meglio, e questo lo devo anche alle mie compagne, perché mi hanno fatto sentire importante all'interno di questo gruppo. Cos'è la cosa che ti porterai dietro, a parte il premio di questo mondiale, i ricordi più belli? Ma penso tutta la squadra, il fatto di come stavamo insieme e come stavamo in campo, è un ricordo grande che porterò sempre con me. 4 milioni, più di 4 milioni che vi hanno visto su Rai 2, l'affetto della gente che non è soltanto quello dei tifosi ma anche di tanta gente normale che non conosceva la pallavolo, cosa rappresenta per te? Tanto, perché noi ci credevamo di poter riuscire a portare il maggior numero di persone a vederci, ci siamo riuscite, e quindi vuol dire che gli italiani non pensano solo al calcio ma ci siamo anche noi. Ti abbiamo visto in lacrime alla fine della partita, giustamente l'Italia fuori dalle medaglie, bene comunque il mondiale, forse anche perché vedere sul podio adesso Stati Uniti e Cina, che avete battuto durante il corso della manifestazione. Ma sai, ogni partita sì, diciamo che ero in lacrime perché comunque per me è stata un'estate fantastica e comunque la fine di un percorso, di un ciclo, e come detto prima eravamo un gruppo molto affiatato, intenso, e mi mancheranno tanto. Mochi, molti di voi hanno iniziato con Mila e Shiro, fra qualche anno qualcuno dirà: io ho iniziato vedendo De Gennaro e le altre azzurre. Magari.